Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo MacBank. Abbiamo ordinato da Lucas. Lucas si trova a Nola, non è una sponsorizzazione, però chi è interessato? Fa il pollo fritto, tante cose, infatti qua si ha lette. Non ho fatto neanche la panoramica, la faccio adesso. La panoramica, io spero che ci siamo nell'inquadratura. Io voglio assaggiare la letta di pollo. Ma è un po' senza... No, penso che è con l'osso, aspetta, attenzione. No. Vabbè, assaggio io. Penso che è solo impanata. No, forse c'è qualcosa. C'è la pelle, c'è l'osso. No. Wow. Vabbè, vai avanti. Aspetta, questo... Ah no, sono altre cose. Vai, se non la vuoi, vai avanti, sono qui. C'è anche questo, come si chiamava? Quella T. Non lo so. Questo è solo pollo, solo il pollo. Mangio questo, in realtà. Wow. Si vede che qualità. Lei la prima volta, a me la seconda. A me la prima volta, ma è squisito. Ovviamente risponderemo anche. Io ho preso quello misto, perché poi ci sono pure vari. Da 6 pezzi. Wow, raga. Buono, vero? Ci ha dato anche la maionese, ma non ne abbiamo bisogno. I nuggets. Sono pure no. Nuggets. No. Solo nuggets, solo pollo. Ah, ok. Pensavo il suo... Wow, è ancora caldo. Caldissimo. No. Una roba. C'è tanta roba, il pane è piccolo, però ottimo. Comunque io mi mangio pure il pollo. Pollo. Tu sei poi dentro il tuo panino. Sì, vado. Io non mi ricordo neanche più come si chiama. Patate al forno, pollo fritto, provola impanata, una cosa del genere. Bacon e maionese. Mamma mia, la bomba. Ma il pollo! Che mi è detetico! Ok, comunque, dopo che abbiamo assaggiato, abbiamo quasi finito di mangiare, rispondiamo a qualche domanda. No, vabbè, io adoro. Ci voleva questa bella ricarica. Dopo l'esame, ho già fatto l'esame, quindi ho detto dopo l'esame ci facciamo un bel MacBank, ci mangiamo su. Ha fatto vicino a me, sapete che sei una maga. Io sono una maga, sono molto sensitiva. È venuta ieri, ha fatto secondo te domani che mi mettono, che voto mi danno. Infatti ho fatto un bel 28. È venuta stamattina. Ha fatto Giulia, mezz'oretta dopo, ha fatto l'esame e ha messo 28. Io, wow! Quindi, se avete un po', se avete bisogno, avete una mano, di una consulenza. Allora, com'è il tuo panino? Se lo vuoi provare, prego. Lo metto a posto. Andiamo. Hai preso tutto il patate, no? Wow. Qua che ci stava? Salsa agrodolce, mi ricordo. Salsa con dolce, cheddar, pollo e insalata. Wow. Mi hai meravigliato. Allora, questa volta però sono andata su internet, c'è proprio un sito che fa tutte queste domande pazze, ovviamente ho fatto una selezione perché c'erano alcune proprio anche no, e vado un po' a caso. Ti piacerebbe vivere nello spazio?
esperienza sì. A me non mi... no, io no. Io non mi piacerebbe né andarci né viverci. No, secondo me sarebbe... No, io ho paura. Rimanimo là. La paura c'è, sì, è normale. La certa la tenima. Rimanimo là. Che è successo? Buono. Com'è la salsa? Buona? Non è tanto. Non è tanto agrodolce, però quello che non mi piace, che io avrei completamente evitato, scusate, avrei evitato il radicchio, non ci azzecco proprio, da quella nota di amarezza, che poi l'agrodolce non è neanche dolce questa, non lo so. C'è il radicchio. C'è il radicchio, ah. Vedi, questo è il radicchio. Non ci sta proprio bene, veramente, non proprio amaro. Quello che prendevi questo. È l'unica pecca. Il pane è buonissimo. La cosa che mi stupisce è che è ancora caldo. Nonostante qui ci siano, non è meno 3 in questa stanza. Pensa che attualmente che fa freddo. Prima ho acceso la stufa, i vetri, i bicchieri erano fatti bianchi, erano completamente appannati. Ok, vado avanti. Vivesti nella foresta lontano dalla civiltà? Tarzan. Sì, lontano da tutti. Io sì, lo farei. Io me ne andrei, guarda, se io, sì, me ne andrei proprio lontano. A te piacciono quei posti sulle montagne? Che viene per esempio a me non piacciono. Cioè, a vivere forse no. No, sì. Cioè, metà e metà. Che se no mi viene la depressione. Mi verrebbe la depressione. La selezione di internet. Se qua... Mi faccio difficoltà a trovare i prodotti per fare le recensioni. Là, no. Dico, però, così mi aiuta, così mi fa niente. No, come hai fatto sempre la ragazza? Mi ha scritto, no. Guarda. Che non è una novità, non sono una novità, sono di 2-3 anni fa, io così, io ci sono rimasta male, ma dove l'hai presa? Alla Coop, per me era una novità, ho detto, oh mio Dio, oddio, una cosa nuova, ci sono rimasta proprio male, perché poi non le ho viste neanche recensite. No, ma per noi questa Coop è stata la svolta, perché troviamo un sacco di prodotti, diciamo, nuovi, di marchi nuovi, soprattutto della Degusta Box, tutti, c'era tutti Coop, infatti... Scioccato. Viaggeresti nel passato, non importa quali siano le conseguenze. No, perché sinceramente non mi pento. No, io però aspetta, di nulla. Non il tuo passato, cioè il passato proprio penso della storia, proprio di tutto. Nel perché passato. Poi dici ti piacerebbe vivere nel futuro. Cioè proprio quindi un viaggio, allora, vedila come un viaggio scritto, in generale. Scritto, ti piacerebbe? Ti piacerebbe, no aspetta, ti piacerebbe viaggiare nel passato, non importa quali siano le conseguenze. No. Cioè vivere in un'altra... epoca, un'altra era. Sì. Io sì. Mm-hmm. A me affascina tantissimo... gli egizi, quindi tutto collegato con queste credenze, con quella città, cioè io... Cioè proprio vivere tutto, vivere pure il romanticismo dell'epoca. Romanticismo. No, vabbè, però c'è cioè, diciamo più il corteggiamento, come cioè proprio vivere proprio l'evoluzione dei passo passo. Degli egizi? No, degli egizi. Quella. Proprio cioè in generale, tutto perché solo sente raccontare che prima si scrivevano le lettere, si facevano. Cioè, tipo, vabbè, quindi ci vivere... il secolo scorso, esatto. Tu vorresti vivere. Sì. Ah, forse sì. No, io pensavo una domanda sulle cioè, varie civiltà come passato. Sì. Però sì, viverci sì. Proprio. No, anche io penso sì. Anni inizi. No, forse metà novecento. Nel futuro. Anni sì. 50, quel periodo là. Nel futuro sinceramente no, anche perché secondo me sarà proprio critico alla deriva. Ci volevo venire. Comunque questo radicchio non ci azzecca proprio. Cioè, intanto... te lo giuro, cioè non so che ci ha fatto mettere sul radicchio qua dentro. Buono il pane, sono proprio quei dolci, quei pani. Pani? Pani.
Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? No. Io spero non sia Bartolini. Vedi un attimo. Era Bartolini. Non è che lì cosa scema registrare. Ok, hai mai spezzato il cuore a qualcuno? No. Io ho spezzato no, però forse deluso sì qualcuno. Bravo. Pensi che ci sia? Aspetta, ci faccio la domanda. Pensi che ci sia vita dopo la morte? Sì, io non lo so, lo spero molto me stessa. Da una parte di me pensa tipo che ci credo un po' anche nella reincarnazione. Però allo stesso momento io se penso proprio all'aldilà, non lo so, a parte che a me sai dell'ansia, prima cosa. No, io ci però non lo so, però a volte sì, a volte no. Cosa ci deve essere altrimenti? Poi. Poi. Se ti venisse offerta. Dove l'hai detta? Se ti venisse offerto di diventare un robot, accetteresti? Oddio mio, no, mai. Accetteresti? No. Non lo faccio. Guarda. Credi che ci sia vita simile a quella umana su altri pianeti? Sì, assolutamente. Io penso di no. Io sì. Io penso di no. Noi non siamo neanche una infinitesima parte di questo. Ma abbiamo detto possibile che stiamo sul nuvio. Mamma mia, che poi c'è Marta. Vorresti parlare con un alieno? Prima che dire. Ehi, ciao! Io no. Immagini se un giorno dovessero scendere sulla. Che ansia. Ma se non c'è vita, come scendo? Che te l'ha detto che non c'è vita? No, non ho fatto. Ognuno si fa la sua strada. Io non ho scoperto un altro pianeta che dicevano, va? Ma se quanti ce ne stanno che ancora non hanno scoperto neanche? Ma lo mangi? Venderesti la tua anima per soldi? Mai. Poi che te ne fai? Hai soldi senza anima? No. C'è qualcuno che ha risposto sì, secondo te? Secondo me sì. Hai voglia. Tutto one. Non sia buono, c'ha rompo, però se mi torna la rete. Se tiene a Deus. Poi, raga, mi raccomando, andateci a seguire. Cioè, seguitemi su Giulio così ci fate quelle domande. Perché veramente eravamo a corte domande perché. Oppure erano sempre le solite domande, però non fa sempre la solita cosa, capito? Quindi, no, proprio per quello. Ti piacerebbe essere un animale selvatico? Io sì, tutti gli animali. Perché li amo. Io no, io non tutti. Tipo i rettili ne supporto proprio. No, no. Cioè tipo le lui serpenti, no? Gli animali velociosi. Un koala. Un bravo. Poi c'è stata una domanda tutta la vita. Che mi ha fatto venire in mente una persona. Ti piacerebbe essere un animale domestico? Indovina che mi è venuto in mente. Chi l'ha fatto cara? Che fai video su TikTok e Instagram. Madonna mia. Come si chiama? Madonna, non mi ricordo. Mattia è il cognome, non mi ricordo. Ma dopo non mi fa morire, raga, quello seguite mi fa morire. Io lo morire. Amo. Aiuta mia. Torno per quell'altra gamba. Io l'ho conosciuto così. Mamma mia, ma voi avete fatto il cane? No, un animale cioè, essere un animale domestico, no. Se cioè veramente sta con che la patria. Servito e riverito. Accaduto. Bene che le voglio entrare fai. Mamma mia. Comunque ci voleva. Ma già l'ha creata, al di là del radicchio. Appoggi la diversità sessuale. Ma
assolutamente sì. Anche se, mamma mia, raga, mentre tu finisci di mangiare, mi sono trovata quando andai in posta, mamma mia, veramente, qua ci sono ancora, ma sembra proprio dappertutto, mentalità proprio, specialmente nelle persone anziane, mamma mia, proprio discorsi là fuori che hai detto, io dicevo, o parlo, mi sto zitta, perché altrimenti qua succede un macello. Potrei anche, diciamo, tra virgolette, giustificare la mentalità che all'epoca delle persone un po' più anziane, ma non di 40, persone di 40-50 anni, ancora con queste mentalità. Cioè, veramente... Infatti là fuori c'è realtà, perché poi qua ci sono tante persone di colore, come penso in qualsiasi paese, proprio in generale, non ci trovo nulla di male. E infatti ci capitò, cioè, che stavamo là fuori e c'era proprio due o tre persone di colore che... Cioè, fin quando non le dai la tua libertà, cioè, ma che... Chi ti cambia? Cioè, che cosa che poi non è che siamo migliori di loro, cioè. Assolutamente. Sei a favore della parità tra i sessi? Assolutamente sì. Io. Cambieresti il tuo nome? No, mi piace troppo Antonella. Io prima sì. Tanto tempo fa sì, mi ricordo che lo scrissi pure sul libro di religione. C'era quelle domande che quella professoressa ci faceva compilare. E io scrissi, come ti puoi chiamare? Come ti vorresti chiamare? No, però no, da adesso, da quando pure ho il canale YouTube e tutto, sto amando di più il mio nome. Più che altro Giulia, mi faccio sempre Giulia. No, questo stavo dicendo. E Giulia. Però no, ma adesso vai. Questa già l'abbiamo fatta, ma ci ho sbattuto comunque. Io penso pure che... Sì, un po' di coca. Beh, prego. Beh, comunque tutto sommato, non è più che un video, ma che abbiamo fatto video recensione. Va. Dai, però ci voleva questo pranzo. Ma adesso con pancia piena possiamo continuare la nostra routine. Abbiamo mangiato insieme, ci ha fatto piacere. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!